è ancora possibile vedere mani esperte segnate dal lavoro della terra ai piedi del Vesuvio, in compagnia del fuoco, svolgere un lavoro antico e ricercato, importantissimo per l'uomo nei secoli, sempre alla ricerca della conservazione del cibo in momenti di carestia e di scarsa produzione. Buccia spessa e grande resistenza, polpa gustosa e molto dolce. Questo prende il nome del famoso, in Campania, il pomodoro del Piemonte. Ed è grazie proprio a queste mani esperte che possiamo ancora gustare oggi questo prodotto straordinario.